a Sanremo con un personaggio davvero splendido. Per presentare che cosa? Per presentare i bellissimi abiti dello stilista Corn Taylor, che è qua con noi naturalmente. Il tuo nome? Cristina Cattoni. Da dove nasce questa tua passione per la moda, per l'eleganza, quella finezza e sensibilità che traspare da ogni tuo movimento? Grazie. Beh, la donna è normale, a cui piacciono i vestiti, sempre piaciuti i vestiti, la moda, l'eleganza. E comunque diciamo che mi sono buttata nell'ambito della moda come modella, sfilata, eccetera, da quando ho vinto nel 2012 il concorso di Miss Over. Ed ero venuta proprio qua, avevo fatto addirittura il red carpet dell'Ariston. E oggi un vestito davvero straordinario. Sì, è meraviglioso, ma sono tutti belli quelli di Corn Taylor, bellissimi. Di dove sei, perdonami? Genova. Genova, viva Genova. Viva Genova e il Genoa. E viva Sanremo, ovviamente. Ovviamente viva Sanremo, chiaro. Dai, dai, con una bellezza davvero incantevole, che viene da dove? Vengo dal Kenya e vivo in Italia. E l'Italia ti ha regalato che cosa? Mi ha regalato tante emozioni, devo dire. E questi sogni di moda da dove sono nati? Sono nata dalla mia mamma che piaceva molto la moda, anzi lei fa la sartoria. Che spettacolo! Ed oggi un abito incantevole, di quale casa? Chi rappresenti? È lo stilista Corn Taylor, dove io organizzo tutti i suoi eventi. Adesso ve lo posso presentare, Corn Taylor. Lui è lo stilista più famoso di Milano. Complimenti vivissimi. Ti chiami? My name is Corn Taylor. I make the dress for the ladies, gowns and dresses. E questa ispirazione così geniale, così intrigante, sensuale, da dove nasce? Con questa sensualità di questi abiti, come nasce in te? La tua mente e fare questi abiti così belli. So I make the dress for my I like the design for my own design for the dress and also for the women's, especially to the women and for the men's overall. Te siete una fantastica compagnia. Ecco, Sanremo è anche questo, no? Queste novità, improvvisazioni così estemporanee. Chi siete? Siamo delle miss e delle modelle over. Che cosa fate? Facciamo le sfilate, concorsi di bellezza. Per conto di chi qui al Palafiori? Marisol. Adesso andate? Sì? Sì. Siete pronte? Sì, adesso andiamo su a fare una bellissima sfilata. Chi vuole venire a vederci, noi siamo su. Adesso non mi ricordo come si chiama. In qualche sala del Palafiori. Dai, assolutamente sì. Sì. Okay. Da dove venite esattamente? Noi siamo da Milano, loro sono tutte le mie ragazze, tutte le mie miss e loro organizzo sfilate, concorsi di bellezza da 8 anni e grazie a Dio ho una squadra veramente bellissima che veramente ringrazio tantissimo, che sono poche quelle che sono qua perché ce ne ho veramente tante. Come si chiama l'atelier? Corn Taylor. Corn Taylor. Corn Taylor. Perfetto. Sì. Sì, e poi voglio salutare la make up, vieni. La vieni. Make-up, sì, loro, la make-up. Sì, loro sono ciao. Il nostro gruppo, il parrucchiere. Ciao tutti. Ormai veramente. Buongiorno. Siamo uno 200 staff in tutto. Cafazzo Super Salon, Diamond Estetica, Torino. Piazza Solferino. My Beauty Consulting, Torino. Estetica Diamond Beauty. E loro sono di Torino, noi siamo di Milano, però ci troviamo in tutti gli eventi, loro sono sempre con noi. Allora auguri ragazze. Beh, ecco da Genova, beh, non può mancare. Io sono ligure, saluto Genova, Genova Mare e tutta la Liguria. Assolutamente, assolutamente. Beh, io sono ligure come voi, anche se non sembra, ormai la pronuncia è imbastardita, però dai. Ecco, perfetto, dai. Dai, organizzatore. Buongiorno. Fabrizio Calza da Torino. Che cosa fai nella vita? Nella vita io avevo un'agenzia di moda, adesso mi occupo di organizzare eventi di alto livello, soprattutto di alta moda, e sono fiero di organizzarli perché comunque ho sempre riscontrato un grande successo. Se queste sono le premesse, vedremo veramente una sfilata in grande stile. Grazie Fabrizio, grazie a tutte le ragazze e a tutti gli ospiti del Palafiori. Grazie mille, arrivederci. Ed in men che non si dica, abbiamo realizzato il nostro splendido evento di moda.
targato Rete Zero nella magica cornice del Palafiori di Sanremo. Splendide fanciulle, ma anche splendide signore che si mettono in gioco per questa sfilata occasionale, proprio direi per Rete Zero questa, eh? Questa è una sfilata per noi e per tutta la gente che qui sta affollando il Palafiori in questo pomeriggio, seconda giornata del festival. Ecco, noi riusciamo, qui ci sono eventi in continuazione dovunque, per strada, all'aperto, sui palchi, in ogni spazio c'è una manifestazione a Sanremo. Ecco queste straordinarie creature stanno completando questo rito prima di accomodarsi nella sala soprastante per la sfilata che consacrerà il loro talento. Ivana, ciao! E con queste splendide bellezze dal Palafiori di Sanremo, nel periodo più bello, quello della kermesse canora del Festival di Sanremo, per raccontare storie di vita, storie di arte, storia di fantasia, di intrighi e di incanti. Ne parliamo con Fiore Martini di Genova. Con Silvana Del Grosso da Genova. E con Pagliaro Mariella, Milano. E facciamo raccontar loro chi sono, cosa fanno, cosa è riuscita a maturare e a realizzare la loro smisurata fantasia. Allora, io sono una Miss Over, amo sfilare con tacco 12, tacco 15, mi piace recitare, mi piace fare un sacco di cose e mettermi sempre al centro dell'attenzione, e farò un reality a maggio con TV Regione Mia TV, che sono 12 Miss prese, selezionate in tutta Italia, che faremo per 9 giorni a Montecatini Terme, questo reality nuovo, e chissà chi vincerà, ovviamente, chi sarà più votato, è una nuova esperienza bellissima. Stessa domanda. Io sono una Miss e una modella over, un'insegnante di portamento, seduzione e femminilità di burlesque. Ho vinto tanti titoli nazionali per bellezza, concorsi. A dicembre ho vinto il titolo di Lady Venezia, la più bella donna d'Italia. Ho fatto una piccola parte nel grande salto con Giorgio Tirabassi e mi diverto così, mi diverto. Il gioco di parole, chiudiamo in bellezza. Ciao, io più o meno sarei ripetitiva se dicessi sempre le stesse cose che hanno detto loro. Comunque anch'io faccio parte della loro categoria, di conseguenza lavoro nel mondo dello spettacolo, anch'io come loro sono una Miss Over, ho vinto il titolo di Miss Arte Moda Italia 2017, lavoro nello spettacolo, cinema, moda, TV e tutto ciò che rappresenta l'arte nello spettacolo. Vi ringrazio per averci ascoltato e buona serata. Sì, ma vogliamo chiudere con una fotografia ciascuno. La vostra biografia artistica umana, quale foto metteste in copertina? Vai. Me stessa. Me stessa. Il mio volto. Non poteva essere altrimenti. Evviva la bellezza dal Palafiori di Sanremo.